Seconda parte di Notizie dal Comune, siamo con il sindaco di Barge, Luca Colombato. Sindaco, stiamo scoprendo davvero una Barge quasi inaspettata, se ci permette, e continuiamo allora a scoprire le particolarità. Personaggi illustri e Barge, sappiamo di vicinanza addirittura con i Savoia, ci spiega? Sì, un personaggio illustre che è stato celebrato l'anno passato, in quanto ricorreremo dei 100 anni della nascita, è Ludovico Gémonat, filosofo della scienza. Gémonat è stato il fondatore di questa nuova branca della filosofia, cittadino onorario di Barge, combattente partigiano nelle montagne di Montoso, da cui è partita con la Brigata Garibaldi la liberazione del Piemonte e poi l'ingresso attraverso Colaiani e Barbato in Torino. Ecco, questo però non è l'unico personaggio illustre, è una figura sicuramente importante, e ci accennava anche a un rapporto con i Savoia che forse non tutti conoscono. Come mai? Un rapporto con i Savoia in quanto Carlo Alberto, quando andò in esilio a Oporto, mantenne il titolo di Conte di Barge, quindi scappò, pernottò un breve periodo di tempo a Barge e poi se ne andò. Questo fa sì che fino al 1945 il massimo rappresentante della comunità cattolica del territorio, il vicario, venisse nominato dal vescovo ma indicato dalla famiglia Savoia. E due anni fa Maria Gabriella di Savoia, ospite della nostra amministrazione, ha intitolato la sala del Consiglio Comunale a Carlo Alberto, Conte di Barge. Grazie Sindaco, davvero molto particolare. Adesso noi dalla provincia di Cuneo, in particolare da Barge, ci spostiamo a Novara. Siamo andati a sentire alcuni progetti interessanti e abbiamo intervistato il Sindaco Massimo Giordano. E da Novara adesso parliamo di sport. Tante le iniziative che avete portato avanti con le vostre associazioni, più di 100 le associazioni sportive presenti a Novara, quindi un tessuto molto vivo e molto vivace, ma anche un progetto di una cittadella dello sport. Sindaco, allora davvero una Novara sportiva? Beh, direi di sì, anche in quel settore abbiamo fatto molto. Spiego un po' perché cultura e sport. Questa è una città dove si vive molto bene, la qualità della vita è molto elevata, è una delle più alte in Italia, una delle più alte del nord Italia, e quindi insomma abbiamo ritenuto che la cultura e lo sport fossero dei traini per far sì che questa qualità della vita si potesse toccare sempre più con mano. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni e abbiamo, grazie alle Olimpiadi di Torino, beneficiato anche qui di un finanziamento importante, un finanziamento regionale che ci ha permesso, sui fondi olimpici, che ci ha permesso di costruire una vera e propria cittadella dello sport, che è composta da uno spazio commerciale, da un palazzetto nuovo dove ci gioca l'Asistel, che è la nostra squadra di pallavolo femminile che è in top nel nostro paese, si gioca lo scudetto tutti gli anni. Abbiamo costruito una piscina olimpionica dove si viene ormai abitualmente ad allenare la nazionale italiana di nuoto, poi c'è una piscina esterna, spazi sportivi anche esterni, per cui un vero e proprio polo sportivo attrattivo, peraltro posizionato nel quartiere peggiore della nostra città, che è la vecchia area industriale, oggi in via di riqualificazione, ed è un altro dei nostri progetti di riqualificazione che in questi anni abbiamo cercato di avviare. Una delle caratteristiche di Novara, che è un po', salvo quella zona lì, è un po' una città senza periferie, perché anche nelle zone esterne della nostra città la qualità della vita è molto alta, perché la qualità urbana è elevata e i servizi sono molto buoni dappertutto. Quindi sembra uno degli slogan che noi abbiamo utilizzato in questi anni, è che la nostra è una città senza periferie. Slogan per arrivare direttamente alla gente spiegando quali siamo, la politica alle spalle. Ecco, e oltre a queste eccellenze sportive avete fatto anche diverse iniziative proprio dedicate alle associazioni, quindi con un portale dedicato, con una serie di iniziative rivolte ai soci. Anche questo è un modo per coinvolgere in modo attivo i tanti soci delle associazioni sportive noaresi? Sì, perché due sono stati i piani: il coinvolgimento dello sport di alto livello, come quello con l'Asistel, con l'hockey, che per noi, anche se oggi ci sono le squadre che hanno qualche difficoltà economica, è diciamo la capitale dell'hockey italiana, è la nostra città, con il Novara Calcio, che comunque ha un buon livello professionistico. Abbiamo anche cercato di tenere vicino lo sport di base, coinvolgendo tutte le associazioni, aiutandole a trovare sponsorizzazioni, aiutando a veicolare i loro programmi, e nel momento in cui abbiamo costruito un'alleanza tra di loro, con noi, ma tra di loro, chiaro che poi le sinergie sono state immediate e tutti gli investimenti vengono moltiplicati, perché ovviamente la loro unità aiuta a far passare certi progetti. E adesso la redazione ci propone la rubrica Il territorio e le imprese.
Sapore di Pane è un'azienda leader nel mercato di prodotti da forno surgelati. Nata dall'esperienza ultradecennale dei suoi fondatori, Sapore di Pane ha saputo conciliare la salvaguardia degli antichi sapori locali e delle tradizioni gastronomiche più rigorose con l'utilizzo delle più sofisticate tecnologie del settore, permettendogli così di raggiungere una posizione di prestigio nazionale. Il rigido controllo delle fasi di lavorazione, l'uniformità ai più elevati standard qualitativi e la meticolosa attenzione a tutte le procedure igienico-sanitarie previste dalle normative hanno permesso all'azienda di conseguire il certificato UNI-EN ISO 9002 e quindi di posizionarsi ai vertici di un settore fortemente competitivo. La qualità degli ingredienti, l'utilizzo della biga e la loro assoluta genuinità sono la base dell'eccellenza del marchio Sapore di Pane. Attualmente la gamma di prodotti che Sapore di Pane è in grado di offrire spazia dalla lavorazione e produzione di pane, focacce, pizze e torte, una diversificazione produttiva che ha permesso all'azienda di avviare, secondo i canoni imprenditoriali più moderni, un ampio progetto di franchising su tutto il territorio nazionale. Tradizione, qualità, tecnologia e rispetto delle norme sono punto di partenza e di arrivo del successo di una grande realtà come Sapore di Pane. Per la rubrica Il territorio e le imprese, contattate lo 011 40 78 549. E anche per questa sera ci avviciniamo al momento dei saluti. Siamo con il sindaco di Barge, Luca Colombatto. Sindaco, davvero grazie perché abbiamo scoperto un comune molto particolare, grazie molto attivo. Grazie, ma adesso vogliamo chiederle, sappiamo di tanti eventi in programma, dallo sport, ma non soltanto. Che cosa c'è allora in calendario? Allora direi imminente l'Iron Bike, che è questa competizione internazionale con biciclette, che dura 6 giorni in paesaggi montani, che vede Barge protagonista come punto di arrivo di una delle tappe più importanti di una speciale sul comune di Barge. Poi abbiamo a ottobre, il 16 e 17 di ottobre, la presentazione della cosiddetta Ottobrata, che è una promozione dei prodotti tipici del territorio, che quest'anno avrà come ospite Monsieur Olivier, che è deputato francese, sindaco del comune di Annonay, con cui il comune di Barge è gemellato, e che rappresenta oggi il più giovane deputato di Francia. E poi, prima ancora, a settembre, un evento altrettanto importante politico è il rito che ogni anno la Lega, andando a prelevare l'acqua dal fiume Po, dà la possibilità a Barge di essere visto a livello nazionale. Tutta la dirigenza della Lega, dal ministro Calderoli all'onorevole Cotta, e spero quest'anno alla nostra presidente Gianna Gancia, soggiorna nel nostro albergo, che è un albergo, una primizia come qualità, un albergo 4 stelle, soggiorna a Barge e poi in questi 3 giorni di lavoro pianificano le attività politiche per i prossimi mesi. Beh, allora davvero tante cose in programma Barge. Noi sindaco la ringraziamo ancora per essere stato con noi questa sera, insieme a lei vorremmo augurare ai nostri telespettatori una felice e serena estate, infatti con notizie dal comune l'appuntamento sarà di nuovo per settembre con tante iniziative, tanti eventi, tante nuove puntate, quindi sindaco grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora buona estate a tutti, noi ci rivediamo a settembre, grazie davvero per averci seguiti, buona estate.